Ok, buon pomeriggio anche a Domenico, perfetto. Sì, le vedo anch'io, quindi possiamo iniziare. Quindi, perché pubblicare offerte sul sito del vostro hotel? Per chi scriverle? Quindi, a chi ci rivolgiamo nel momento in cui ipotizziamo di scrivere un'offerta? Le famiglie non sono tutte uguali, quindi parleremo anche di come identificare il target giusto per quel che riguarda le famiglie. E poi anche entreremo nel merito, quindi come scriverle, quali errori evitare. Elisabetta, io Esatto. partirei proprio dalla prima domanda: perché è importante oggi pubblicare offerte sul sito? Ci fai qualche Sì, esempio certo. operativo? Quindi, perché pubblicare offerte? Allora, innanzitutto possiamo dire che ci sono anche hotel che comunque sul loro sito web decidono di non avere una pagina offerte, ma la stragrande maggioranza ce l'hanno. Per cui, se nel momento in cui voi avete una pagina offerta e la presentate in questo modo, sappiate che il cliente chiede ciò che vede e quindi, se in quel momento non avete offerte pubblicate sul vostro sito, almeno abbiate l'accortezza di oscurare la pagina per evitare questo triste effetto da manifesto di morte. Ecco, non cerchiamo di invitare l'utente che naviga al nostro sito a scegliere tra offerte speciali che voi proponete, facendo poi seguire questo invito da al momento non sono presenti offerte. Considerate sempre comunque il fatto che un'offerta pubblicata sul vostro sito vi consente di mettere in evidenza qualcosa di particolare, quindi di vendere al vostro cliente potenziale un valore aggiunto, cosa che non fate attraverso un listino prezzi o magari un booking online dove cercate semplicemente di vendere camere, rubando un'osservazione a Seth Godin, che è un grande esperto di marketing, un grande imprenditore nel campo dell'editoria, famoso soprattutto per un suo libro che è stato pubblicato anche in Italia tempo fa dal titolo La mucca viola. Sicuramente i clienti non sempre tengono conto solo del prezzo, tengono conto solo del prezzo quando non vedono nient'altro da comprare. Quindi, se voi spostate la considerazione del vostro utente del sito web anche su altro, su un plus, su qualcosa che vi caratterizza in particolare, forse riuscite a fargli vedere anche altro e a convincerlo a comprare anche altro. Nella fattispecie, il pubblicare offerte porta anche tutta un'altra serie di vantaggi. Sicuramente il primo fra tutti è quello del mettere un piede nella porta dei vostri potenziali clienti. Considerate le offerte come una civetta, come la classica civetta che vedete fuori dalle edicole, fatta di titoloni e immagini che vi invitano a comprare determinate riviste, determinati giornali quotidiani. Per voi l'offerta è questo, magari il cliente non acquisterà quell'offerta, ma sicuramente se c'è qualcosa in quell'offerta che lo stimola e che lo incuriosisce, vi invierà una mail di richiesta, di informazioni, oppure comunque in ogni caso vi regalerà il suo contatto, quindi un qualcosa che potete poi capitalizzare e riutilizzare anche in futuro. Altri buoni motivi per pubblicare offerte sono sicuramente quello per cui le offerte sono ciò che gli utenti cercano sul web. Dopo vedremo una slide che vi fa ben comprendere come l'utente che naviga i siti sia interessato anche alle pagine offerte, pacchetti che si trovano sui siti degli hotel. Le offerte vi danno anche la possibilità di stimolare richieste dirette, quindi di disintermediare, come dicevo prima, di consentirvi di vendere quel quid in più, quel qualcosa in più che forse attraverso un'offerta potete mettere un pochino più in evidenza, di riferirvi a dei target specifici che possono essere appunto le famiglie, i nonni con i nipoti, le coppie, persone che amano particolarmente magari il benessere oppure le vacanze avventurose e quant'altro. Potete vendere dei periodi specifici, mi vengono in mente ad esempio le classiche settimane scariche, o comunque che non portano a troppe richieste, oppure vendere eventi specifici che in questo momento storico è alquanto difficoltoso. Mi vengono in mente però alcuni hotel che si sono inventati un evento interno per poter, diciamo, scrivere un'offerta e quindi il ventennale o il cinquantennale o il trentennale di attività dell'hotel, ad esempio, a cui hanno appunto invitato i loro clienti. Infine, pubblicare qualcosa in quella pagina che prima abbiamo visto, no? Vuota, è sicuramente un'indicazione precisa all'utente finale, cioè che
voi vi state occupando di loro, vi curate di loro e se non altro vi sforzate di pensare a qualcosa che possa piacergli per venire in vacanza da voi. Come vi dicevo prima, abbiamo così fatto una piccola analisi per i mesi di giugno e agosto del 2020 del traffico su un sito di Family Hotel di utenti che entrano in home page. Qui vedete lo screen di Analytics legato a quel sito web e noterete come al primo posto ovviamente c'è la home page, sono utenti che hanno trovato quel sito e hanno iniziato a navigarlo dalla prima pagina del sito. Dopodiché, in ordine di apparizione, al secondo posto abbiamo subito, guarda caso, la pagina pacchetti. Quindi chi entra nel sito di un hotel e vede che a menu comunque esiste la parola cliccabile, pacchetti offerte, sicuramente per, se non altro, andare a curiosare, ci cliccano sopra e entrano dentro. Interessante vedere anche il tempo di permanenza su questa pagina, che non è di molto inferiore rispetto a quello della home page, quindi significa che effettivamente in quella pagina ci hanno trovato qualcosa da leggere, qualcosa di interessante. In questa top 10 di pagine più viste seguono le camere, l'hotel e al quinto posto, interessante vedere che comunque viene esplorata anche la pagina family, quindi quella che narra con più precisione tutti quelli che sono i servizi che si trovano in un hotel appunto nello specifico dedicato alle famiglie. Riferendoci ecco a tutti coloro che entrano sul sito e navigano le pagine, finiscono sulla pagina offerte, proviamo a chiederci: queste persone chi sono? Per chi dobbiamo scrivere noi le offerte? Se possiamo darvi un consiglio è sicuramente quello di rivolgervi sempre a persone reali con bisogni reali, non dobbiamo andarci ad inventare chissà che cosa. I dati li abbiamo sotto mano, voi albergatori li avete tutti sotto mano e partono da quelle che sono le caratteristiche del vostro prodotto, quindi se siete un family hotel, quindi cercherete di vendere determinati servizi, determinate cose, di proporli anche con un determinato tono di voce, utilizzando certi termini. Se siete uno spa hotel farete altrettanto, così come se vi occupate magari in maniera preponderante di cicloturismo o altro. Poi abbiamo tutti i dati tracciati negli analytics collegati al vostro sito o ai vostri social, quindi dal Google Analytics a Facebook Analytics piuttosto che gli Insights. Importantissimi i dati che si trovano e che sono reperibili all'interno delle prenotazioni su Booking Online o delle interrogazioni del Booking Online e il vostro gestionale, che è una fonte inesauribile di informazioni rispetto a quella che è la relazione che voi avete instaurato con i clienti. Non da ultimo anche i mercati su cui vi volete posizionare. Ovviamente bisogna fare una attenta analisi di quelli che sono i mercati sui quali siete già posizionati e nei quali potete sicuramente consolidare la vostra presenza e quelli che invece sono i mercati che poi vorrete andare a conquistare. In calcio a questa slide vedete un'altra citazione, questa volta di Adele Revella, una guru nell'ambito dello studio delle buyer personas. E Adele Revella ha addirittura fondato il Buyer Personas Institute, quindi si occupa nello specifico di studiare proprio i comportamenti degli acquirenti, definendo i targeting ideali. Se ve lo siete perso, ve l'ha citato già Gianluca prima, il mese scorso lui ha tenuto un webinar sulle buyer familias e se volete trovate vedere, ancora sì, la registrazione anche credo dentro la piattaforma WeLearn. Comunque se ve la siete persi mandateci un messaggio che esatto, vi invieremo insomma il link per vedere la registrazione di quell'evento. Esatto. Andando avanti appunto con il nostro discorso, ecco, una volta che abbiamo definito quelli che sono i nostri target specifici, dobbiamo cercare di facilitarli all'interno del sito nella ricerca delle offerte che a loro potrebbero essere più congeniali. Questo comporta il lavorare un po' su quelli che sono filtri adeguati al vostro target. Vedete
qui in questa slide un esempio, un sopra dove abbiamo preso degli esempi da un portale family, quindi non spaventatevi del numero di offerte che vedete nei vari box, 16 offerte, 29 offerte, si tratta appunto di offerte prese da un portale di family hotel con oltre 100 hotel presenti. Però per farvi capire, ecco, costruire dei box dove comunque è già evidente il target al quale vi riferite è importante, perché comunque dà già un primo aggancio all'utente e gli fa capire esattamente se è quella la cosa alla quale può essere interessato. Interessante anche, a seconda di quelle che sono le caratteristiche dei vostri clienti ideali, decidere se suddividere le offerte per tipologia, quindi non solo offerte per famiglie, offerte per coppie e così via, ma anche magari offerte benessere, offerte che comprendono anche esperienze avventurose per le famiglie, offerte che includono in particolare anche biglietti d'ingresso a parchi particolari. Oppure la suddivisione classica anche per periodo, magari ci sono hotel che hanno anche una buona base di clientela che vuole vedere le offerte suddivise per mese o per stagione, e quindi dare anche questa opportunità se la ritenete adeguata alla vostra clientela. Vedete sotto un altro esempio di filtra per, ovvero tutte le offerte, poi vedete family, settimane speciali e coppie, quindi anche questa è un'altra suddivisione che l'hotel in questione ha ritenuto adeguata rispetto a quella che è la sua clientela ideale. Quindi riassumendo un po' queste prime cose che abbiamo visto, diciamo, abbiamo visto che se esiste una pagina offerte, le famiglie ci cliccano, vanno a vedere le offerte. All'interno di questa pagina, se avete soprattutto diverse offerte, diverse tipologie di offerte, tante offerte, è opportuno categorizzarle per cercare di semplificare tutto quel che riguarda la comparazione, la ricerca dell'offerta ideale per le famiglie. Infatti. Adesso viene la domanda però più importante. Come le scriviamo? Perché abbiamo capito che l'offerta è importante, però bisogna anche scriverla e scriverla bene. Esatto. Come si fa? Più che altro bisogna tenere presente che in un'offerta ci sono degli elementi testuali indispensabili. Magari scriviamo anche bene in termini di leggibilità stile, ma se mancano gli elementi indispensabili, forse qualche difficoltà potremmo averla. Fra questi elementi testuali noi consideriamo indispensabili il titolo, la descrizione e la leva commerciale. Tutti questi elementi devono, mi raccomando, parlare di voi, non devono essere elementi asettici. Come ci ricorda uno scrittore emiliano che in Emilia Romagna è estremamente conosciuto, è conosciuto un po' a tutti grazie a quel famoso libro che si intitolava Bar Sport, bisogna assomigliare alle parole che si dicono, quindi non distrarsi troppo da quello che è lo stile del proprio sito web, ma soprattutto da quello che è lo stile con cui noi fisicamente ci rapportiamo agli altri, quindi cerchiamo di assomigliare a noi stessi prima di venderci agli altri e cerchiamo di vendergli qualcosa che effettivamente siamo e che possiamo offrire. Prendiamo questi tre elementi uno per uno, ora cerchiamo di analizzarli guardando anche una serie di esempi positivi e negativi. Esempi di titolo. Qui vedete una serie di box di anteprime, di offerte con sei titoli. Li ritengo tutti abbastanza sbagliati, ora vi spiego il perché. Oltre a, diciamo, il ripetersi forse di troppi anglicismi, il ripetersi di troppe formule matematiche, titoli di offerte che sono magari un po' scorrelati al target o molto criptici, potrebbero essere tutti riscritti un pochino meglio. Nella fattispecie, partendo da in alto a sinistra, vedete un winter special, e già qui siamo sull'inglese, 4-7 uguale 3-6. Io sinceramente ci ho messo un po' a capire che in questa offerta c'era una notte in regalo, per cui su 4 notti ne paghi 3, su 7 notti ne paghi 6. Bisogna fare un po' un viaggio mentale per arrivarci, anche perché matematicamente lo leggo 4-7 uguale 3-6. E già qui, insomma, Einstein forse avrebbe anche lui trovato qualche difficoltà a comprendere. Sotto vediamo un titolo molto molto generico di un family hotel, perché la targhetta vi parla di family comfort, ma il titolo
titolo dell'offerta, che contiene anche un errore grammaticale, è Schenna Fioriscie. Ci riferiamo qui al paese di Scena, che si trova appunto vicino a Merano, siamo in Alto Adige, e con un brutto errore nel titolo. E anche un titolo estremamente generico. Qui potremmo sicuramente parlare d'altro. Entrando dentro questa offerta, poi ho scoperto che anche qui c'è una notte in regalo, e quindi magari mettere in evidenza quello piuttosto che la fioritura primaverile, o meglio unire magari le due cose senza errori, sarebbe stato molto più opportuno. E poi vediamo al centro il vero affare è la qualità, sopra un altro titolo, un sussurro d'estate, 7 uguale 6, entrambi sì, forse potrebbero anche andare, ma li ritengo un po' troppo generici, non mi parlano molto alle famiglie. Questo sussurro 7 uguale 6 appunto unisce una cosa molto poetica a una formula matematica, e anche qui abbiamo sempre comunque quella solita notte gratis, notte in regalo. Il vero affare, la qualità, non mi dice nulla se non che questo hotel pretende di far credere di offrire vacanze di qualità, però magari potremmo esprimerlo in maniera diversa e un po' meno da diciamo vendita dei materassi in televisione, ecco, far capire che stiamo parlando. Ricordo un po' uno spottone che passava. Ricorda, sì, un po' come in alto a destra abbiamo Provare per credere, che per chi ha la mia età ricorda un po' la pubblicità di Aiazzone degli anni Ottanta. Lì invece abbiamo una bellissima idea di come creatività di offerta. Entrandoci dentro poi ho capito il senso e ve la spiego. Qui in pratica è un hotel che offre una notte omaggio, una notte più cena, a chi poi facendo quella notte più cena decide di prenotarsi una vacanza lunga da loro. Quindi l'idea di per sé di vendita non è male. Magari bisognava cercarla di spiegare un po' meglio già dal titolo. Sì, quindi una notte prima della vacanza. Una notte prima della vacanza. In un altro momento. Esatto. Io vado nell'hotel, faccio un prenotamento, faccio una cena e poi decido, magari mi è estremamente piaciuto e quindi decido di farmi una settimana a luglio, una settimana a settembre, ad agosto, eccetera. In basso a destra vediamo un baby's best, qui di nuovo con un po' di inglesismo, 7 uguale 6. Quindi vedete che c'è una ricorrenza di formule matematiche incredibile, che forse nella testa dell'utente finale è comprensibile ormai, un 7 uguale 6, un 4 uguale 3. Però è un po' troppo ricorrente, soprattutto ormai è diventato assolutamente non originale, quindi cercare di dire le cose in maniera o molto più semplice o un po' più originale forse sarebbe meglio. Proviamo a riscriverli, alcuni di questi titoli. Vi offriamo alcune variazioni. Il vero affare, la qualità, siccome entrando dentro l'offerta di questo hotel ci siamo resi conto che la formula a cui si faceva riferimento era una formula vacanza specifica che si chiama Beach and Fun, forse è molto meglio metterlo in evidenza direttamente nel titolo e far passare che quella formula specifica è una vacanza di qualità. Stessa cosa vale per il nostro Schenna Fioriscie, che magari potremmo trasformarlo in uno speciale primavera con una notte gratis. Ugualmente per il nostro Baby's Best, che potremmo far diventare speciale marzo baby con notte in regalo o anche diciamo titoli differenti, la prima vacanza del tuo bambino, visto che in realtà l'offerta proprio a questo si riferisce, la vedremo anche dopo, l'analizzeremo un pochino più a fondo. E poi abbiamo il nostro Provare per credere, che potrebbe essere un provo una notte e poi prenota, che forse è già un pochino più chiaro, esatto. Quindi vediamo un attimo una checklist da poter applicare ai titoli delle vostre offerte. Considerate sempre, quando vi viene in mente qualsiasi cosa da poter applicare a un titolo di offerta, che quell'idea deve essere sintetica e chiara. Un titolo di non più di 7-8 parole, possibilmente non deve stare su più di due righe, scusate, anche soprattutto per facilitare la lettura da mobile. Deve essere un titolo semplice, quindi devo comprendere al volo quali sono i vantaggi che mi dà cliccare su quell'offerta e magari fare una richiesta partendo da quell'offerta. Evitate tutto ciò che è troppo metaforico, troppo formula matematica o linguaggio un po' da back office, quindi da magari da receptionist che parla anche di MP per dire mezza pensione o usa magari anche altre abbreviazioni.
un titolo possibilmente deve essere anche un po' originale, se non altro bisogna cercare di evitare cose scontate come offerta, pacchetto, vacanza, cioè questi sono concetti già chiariti dal fatto che mi trovo dentro il sito di un hotel. E magari dire offerta vacanza family non è affatto originale, perché appunto offerta, vacanza sono due concetti già impliciti e family lo è altrettanto se mi trovo nel sito di un family hotel, per capirci. La correttezza, mi riferisco soprattutto a quella offerta che abbiamo visto con titolo con errore grammaticale, direi che la correttezza è uno degli elementi fondamentali. Spesso e volentieri gli utenti si fermano alla lettura del titolo, soprattutto se vedono che non è una cosa che magari può loro interessare e non gli ispira interesse, ecco, ma anche se trovano dei titoli scritti male o con degli strafalcioni, quindi evitare errori di sintassi e di ortografia nei titoli. Passiamo poi alla descrizione. La descrizione è quella che sta sotto il titolo e enuncia quelle che sono le caratteristiche principali della vostra offerta. È ciò che l'utente, ricollegandoci al titolo, legge solo se il titolo, l'immagine che avete associato all'offerta e il target che avete applicato gli ha fatto pensare a qualcosa che è assolutamente al caso suo. Nel caso di titoli sbagliati, non in target e magari foto, banca immagine o non in target, non sperate che l'utente prosegua nella lettura. La struttura ideale di una descrizione è sicuramente costituita da una breve introduzione di qualche riga dove mettere in luce l'unicità e i vantaggi espressi da quell'offerta e poi un elenco puntato di servizi inclusi. Anche in questo caso vediamo qualche esempio analizzando quelli che sono gli elementi indispensabili, no? Vi ricordo, prima abbiamo detto il titolo, la descrizione, la leva commerciale. Vediamo un attimo. Allora, qui abbiamo uno speciale family 7 uguale 6 e torniamo di nuovo sulla formula matematica. Il web è pieno di queste di questi ritorni di formule matematiche. Sotto abbiamo diciamo la parte di, fra virgolette, leva commerciale, anche se qui è specificata unicamente la validità e non ci sono altre leve. Poi vedremo dopo a cosa mi riferisco nello specifico quando parlo di leve commerciali. Sappiamo che è un pacchetto 7 notti all inclusive, mi porta un po' fuori strada per 2-7 persone, quindi forse è chiaro che quel prezzo sia a famiglia, ma non mi è chiaro se è un prezzo valido che si sia in 2 o che si sia in 7, ecco, forse qui c'è qualcosa che poteva essere specificato un pochino meglio. La descrizione è abbastanza irrilevante perché vedo un godetevi 7 notti pieno di relax con la famiglia al prezzo di 6 notti, concedetevi una pausa presso il family hotel eccetera eccetera in mezzo alla natura, quindi non mi racconta nulla di particolarmente interessante, quando invece la foto, che è assolutamente in target e la percepisco come una foto reale, mi racconta di un'esperienza benessere, di un'esperienza wellness. Forse questo concetto lo potevo mettere un po' più in evidenza sia nel titolo che nella descrizione, nell'introduzione descrittiva iniziale. L'elenco puntato di servizi che trovo inclusi è un elenco molto interessante, anche se un po' prolisso. Ci sono alcuni errori di editing e di battitura. Vedo già nella prima riga fra i servizi inclusi pensione, benessere o l'inclusive soft, e quindi torna qui il concetto di benessere, forse lo potevano mettere in evidenza prima. Vedo che c'è un parco acquatico enorme, che ci sono 70 ore di animazione per i bambini a partire dai 3 anni, 60 ore di assistenza bebè alla settimana, quindi qui c'è del contenuto e c'è tanto contenuto per le famiglie. Poteva sicuramente essere messo un pochino più in evidenza già nel titolo e nell'introduzione, quindi un'offerta valida, ma che sicuramente non ha quegli elementi che possono garantire un click al volo. Forse ci si poteva lavorare un pochino meglio. Stessa cosa secondo me anche qui, abbiamo un'offerta da euro 627, poi devo entrare dentro l'offerta per capire che quei 627 euro si riferiscono a un soggiorno minimo di 6 notti, quindi poteva già essere espresso un po' meglio il prezzo già nell'anteprima dell'offerta.
La foto è in target, ma è una foto molto da banca dati. Chi ha un hotel di montagna si renderà conto che sulla stragrande maggioranza dei portali, così come in tantissimi siti web di hotel di montagna, è utilizzata quell'immagine. L'abbiamo vista tante volte. L'abbiamo vista tantissime volte. Insomma, faccio ammenda qui, la uso anch'io per dei portali femminili per cui lavoriamo, ma perché è una bella immagine. Però ovviamente un hotel dovrebbe cercare di avere degli shooting fotografici personali, personalizzati, che parlino proprio della vacanza che si può fare in quell'hotel. Il titolo Pronti partenza vacanza io lo trovo molto frizzante. Secondo me è anche molto chiaro che si tratta di un'offerta di inizio stagione. Poi scopro, leggendo il contenuto, che in realtà anche in questo caso si tratta di un'offerta che dà una notte in regalo, e anche qui magari Pronti partenza vacanza con una notte gratis, o comunque fare un riferimento a questa cosa, poteva essere interessante già nel titolo per acchiappare un po' di più. Il prezzo, come vi dicevo prima, è presente, però forse è meglio ribadirlo che si tratta di un prezzo per 6 notti. Non è facilmente intuibile, devo andare a leggere in quella zona a fondo grigio dove mi si dice un pernottamento gratis per un soggiorno minimo di 6 notti. La descrizione ha un'introduzione generica che tutto sommato può anche andar bene. Il problema è che non c'è un elenco puntato dei servizi inclusi, per cui quei 627 euro a persona in camera Orsa Maggiore, non so se mi danno una mezza pensione, una pensione completa, ci sono altri servizi inclusi, c'è un open bar, non si capisce. E quindi in questo caso una descrizione potrei dire quasi completamente mancante. La leva commerciale c'è, e ora la leggiamo: offerta soggetta a riconferma e a disponibilità, valida per un contingente limitato di camere e non cumulabile con altre promozioni in essere. Ecco, una leva commerciale di questo tipo è molto più graffiante rispetto a quella presente nella offerta precedente, dove c'era solo un limite di tempo, però è eccessivamente burocratica. Insomma, il contingente limitato di camere mi fa addirittura un po' guerra, sinceramente. Quindi essere un po' più morbidi anche nel linguaggio sicuramente aiuta. Quindi tu intendi un affrettati, perché è valida solo per... Sì, per un numero limitato di camere. Solo per le camere Orsa Maggiore, perché comunque la camera Orsa Maggiore alla fine è quella che viene nominata, e quindi magari anche dare valore anche, dare valore anche alla tipologia di camera, e magari sprecare nella descrizione anche due parole in più per descrivere che cosa c'è in questa camera Orsa Maggiore, perché magari sì, poteva essere... Mi fai pensare, adesso un inciso, anche quando scriviamo offerte dobbiamo essere dei bravi venditori. Assolutamente sì. Quindi cercare di stimolare, quindi non usare termini da contratto, esatto, ma terminologia per vendere. Esatto, sì. Quella leva commerciale mi sembrava un po' quelle cose scritte in piccolissimo nei contratti che ti chiedono di firmare, e poi alla fine ti arriva la lavatrice a casa che devi pagare, no? O extra. Ecco, così, no? Insomma, essere chiari lo si può essere anche senza essere burocratici e utilizzando, diciamo, parole del linguaggio comune che tutti possono meglio comprendere rispetto al contingente di camere. E un esempio è, a questo punto, e alcuni consigli di editing, quindi del modo in cui scriviamo l'offerta, delle cose che mettiamo in evidenza all'interno dell'offerta. Riprendiamo quella di prima, la nostra famosa Baby's Best 7 uguale 6, dove già il titolo, continuiamo a dire che magari ci piace poco, poteva essere un pochino più invitante per una neomamma, perché questa è proprio un'offerta indicata per le neomamme. Il prezzo è chiarissimo, sono 966 euro 7 notti con all inclusive per adulto. E anche la descrizione di questa offerta io la trovo molto carina: la prima vacanza col bebè o con un bambino piccolo è sempre un'esperienza particolare, e qui già metti una spillina, no, nel dito della neomamma, che già è ansiosa e dice: caspita, in questo hotel già capiscono che forse io posso avere dei problemi in vacanza e si curano di me. E questo hotel dice: noi sappiamo di che cosa un bambino ha bisogno per stare bene. Fra i servizi inclusi ne abbiamo alcuni di interessanti, al di là del all inclusive analcolico, che quindi mi ribadisce che è un all inclusive e che non mi danno da bere nel vino e nella birra, perché sono neomama e forse lo sto ancora allattando, quindi non devo bere troppi alcolici. Mi elencano una serie di servizi che sono molto interessanti e sono soprattutto
abbinati nello specifico a quell'offerta, cioè non mi si dice che c'è la piscina o l'animazione, cioè cose generiche. Qui mi si dice che ogni giorno la preparazione delle pappe per i vostri piccoli con ingredienti freschi, sani, di produzione regionale, vasta scelta, eccetera, eccetera. Ecco, questa frase la trovo magari un po' lunga, quando si fa un elenco puntato bisogna cercare di essere un pochino più sintetici, però l'informazione è interessante, si poteva dire la stessa cosa in 10 parole invece che su 2 righe. Però guardate sotto, 40 ore di servizio babysitting in ottime mani a settimana e già la mamma tira un sospiro di sollievo. 2 lezioni settimanali di baby yoga, bellissimo, da 0 a fino circa 10 mesi. Questo l'ho sottolineato in rosso perché utilizzare quelle abbreviazioni non va affatto bene. Da 0 a 10 mesi andava bene, o insomma, scrivere circa e non CA senza neanche un puntino, fra l'altro. Dotazione completa per il bebè, che va benissimo come indicazione, però magari avrei cercato di esplicitarla. Che cosa mi dai? Mi dai i pannolini per cambiarlo? Mi dai semplicemente le dotazioni family in camera? Ce le ho in sala? C'è una cucinotta? Cioè, qui si poteva sicuramente giocare qualcosa in più, qualche carta in più, e magari allungare un po' quell'elenco di servizi inclusi con altri 2 o 3 punti, cercando di accorciare quello che c'è scritto sopra. Altra cosa che noto è che non c'è nulla che mi salti all'occhio, a parte esperienza particolare che è scritto in grassetto, ma nei servizi inclusi magari qualche altro grassetto l'avrei messo per mettere in evidenza almeno quel babysitting 40 ore e baby yoga, che sono 2 cose appunto molto interessanti. Qui una serie di piccoli consigli di editing, ovvero quello di utilizzare un carattere comunque sempre leggibile per forme e colore. Come vi dicevo adesso, l'uso di qualche grassetto può essere utile ad evidenziare dei concetti chiave. L'elenco puntato non deve mai mancare per mettere in evidenza i servizi. Evitare le frasi troppo lunghe, le abbreviazioni e, l'abbiamo detto anche prima, gli errori di grammatica, gli errori ortografici, di battitura, cercare di evitarli, soprattutto là dove stiamo parlando di un servizio essenziale per quell'offerta. E esplicitare i contenuti, come dicevo prima, appunto spiegare cos'è la dotazione completa per il bebè. Ora vediamo un attimo un altro esempio che rimanda a un'offerta creativa, e vi voglio dare anche una serie di spunti, magari per poter arricchire un'offerta che di per sé è la classica offerta di settimana all inclusive family con animazione inclusa, eccetera, eccetera. Però magari vi potete inventare qualche plus in più, che a volte non è neanche una spesa eccessiva, e rendere quell'offerta qualcosa di veramente diverso e creativo. Qui abbiamo un'offerta creativa che è qualcosa di spaziale, addirittura questo hotel offre la settimana del circo, quindi dalle lezioni fino al debutto. Questi bambini vengono invitati 4 ore al giorno, dalla domenica al giovedì, a fare lezioni di circo in una tenda montata al di fuori dell'hotel. Quindi questa è una cosa veramente interessante e spaziale. Questa è un'offerta reale, quindi non è che ti sto offrendo semplicemente la camera con la pensione completa. Qui ti offro un'esperienza. E poter fare, ecco, delle offerte simili è sicuramente una carta, sì, vincente per andare incontro a certi tipi di famiglie. Qui all'inizio possiamo, forse adesso è più chiaro ciò che dicevamo all'inizio, l'obiezione: ma io non pubblico offerte inteso come sconto. Esatto. Qui diciamo che dentro le nostre offerte possiamo mettere anche delle esperienze. Assolutamente. Perché poi alla fine sono le cose che colpiscono, e se avete esperienze importanti da fare durante il soggiorno, poi alla fine vendono. Qui, se vedete, non è scontata la tariffa, non è, esatto, non costa poco in generale, niente. Quindi questo è quello che volevamo dire. La voce più cliccata è offerta all'interno del sito. Dentro la pagina offerta voi scrivete quello che volete, anche le esperienze. Esatto. Quindi sono dei click che bisogna cercare di giocarseli molto bene, quelli che portano l'utente dalla home page alla pagina offerte. Quindi averne magari poche, ma cercando di fare con quelle poche tanto, quindi cercando di vendere i periodi che cercate, che non riuscite a vendere bene, piuttosto che agganciarsi a qualche evento o a qualche edutour. Qui vi do ad esempio un elenco con qualche spunto, no? C'è chi fa regali di benvenuto
benvenuto personalizzati. Ognuno di questi punti sono offerte reali che ho trovato in giro per il web, no? Quindi dal regalo di benvenuto personalizzato, addirittura c'è chi fa i biscottini con le lettere e compone il nome dei bambini che quindi all'arrivo trovano i biscotti con cui possono comporre il loro nome. Sembra una sciocchezza, ma è un effetto wow, se volete. L'accoglienza gustosa in camera con un cestino con appunto tutti i prodotti a chilometro zero, far trovare in stanza o ancora meglio, no? Far arrivare sull'iPad o sullo smartphone di mamma o di papà qualche volta, no? Il giornale preferito e quindi dare una lettura gratuita. L'EduTour con esperienza tema o l'esperienza tema, scusate, anche ad esempio un mini corso di giocoleria piuttosto che la settimana intera del circo potrebbe essere anche un accrocchio, quindi un qualcosa di un pochino più piccolo che però possiamo offrire tutti. Ci sono addirittura hotel che offrono la settimana di lezioni private di chitarra in camera per i ragazzi, quindi uno si può sbizzarrire come vuole a seconda di quelle che sono le sue possibilità. Possiamo semplicemente dare in questa offerta delle cene riservate per i genitori, quindi c'è la sera che i bambini mangiano con gli animatori e per quella sera e solo per quella sera mamma e papà mangiano a bordo piscina in un'atmosfera romantica oppure in un'altra location dell'hotel dove possano stare appunto un po' più appartati. Ci sono hotel che fanno proposte di mobilità green e includono l'utilizzo delle e-bike per la settimana di vacanza piuttosto che un mini abbonamento ai mezzi pubblici per potersi spostare. Spazi riservati per lo smart working là dove abbiamo famiglie con mamma o papà che devono continuare a lavorare, quindi avere anche delle sale dedicate o comunque delle camere adeguate dove potersi ritagliare uno spazio per poter lavorare in tranquillità. C'è chi agli appassionati di fitness fa trovare il set di attrezzi in camera, soprattutto in questo momento in cui è molto complicato, no? Far condividere le cose con gli altri, lo si fa trovare in camera. C'è chi organizza le mini serate film più popcorn, chi si informa prima dell'arrivo delle famiglie su qualche prodotto preferito dei bambini o degli adulti e fa trovare magari dei piccoli coupon, dei piccoli sconti anche in negozi vicini dove poter usufruire di questi servizi. Quindi le idee sono sostanzialmente infinite. E ultima cosa, ecco l'ultimo nostro punto di elementi testuali indispensabili, la leva di marketing. In realtà le abbiamo già viste adesso nel corso di questi esempi descrittivi. La leva è il motivo per cui l'utente potrebbe acquistare la tua offerta. Deve essere ovviamente il più chiaro possibile. Esempi di leva di marketing sono limitare le offerte nel tempo e quindi prenota entro la certa data perché avrai anche questo e non si tratta solo di uno sconto, ma come abbiamo visto fino adesso anche di plus o di esperienze particolari. Dei servizi esclusivi, esempio avete una spa o comunque un piccolo centro benessere, garantire un uso riservato per il periodo della vacanza a una famiglia o ai genitori può essere anche questa un'idea, un upgrade gratuito su qualche servizio. La disponibilità limitata, l'abbiamo visto in diversi esempi, il numero di camere abbinate all'offerta, quindi affrettati perché ci sono solo 10 camere, affrettati perché è legata questa offerta, questo pacchetto solo alla tale tipologia di camera che ti garantisce certi tipi di servizi inclusi. Oppure il classico sconto sulle tariffe di listino che però ho messo in fondo perché ritengo debba essere insomma un pochino l'ultima spiaggia, non forse quello da spingere di più. Spingiamo prima la creatività. Qui alcuni esempi di leve di marketing, quindi l'offerta valida solo per un numero limitato di camere disponibili nel mese di luglio per una permanenza minima di 5 notti. Quindi qui abbiamo appunto il limite minimo di notti, il limite temporale che è il mese di luglio e il limite addirittura del contingente di camere disponibili. Sulla destra vediamo anche un esempio che invece ho portato come esempio negativo. Prenotare in anticipo non è mai stato così conveniente, però ci sono tanti buoni motivi. Allora, cerchiamo di dare uno o due buoni motivi, non un punto elenco di tre cose, fra l'altro su 4-5 righe, anche perché
Ora come non mai le persone non vogliono leggere così tanto, vogliono parole chiare e un punto elenco deve essere un vero punto elenco. Ok, passiamo sì, adesso. Sulle leve, se sì, puoi tornare un attimo certo. Indietro, a volte trascuriamo la forza che hanno queste leve. Sì. Spesso diciamo non c'è bisogno, io comunque pubblico qualcosa esatto. E lo lascio lì. È un po' la tecnica che usano anche i supermercati, no? Mettere il biglietto offerta fino al... esatto. Ci induce a affrettarci. E infatti, scusa, ti rubo la parola per dire che appunto l'offerta valida sempre. Non è estremamente attraente e un'altra leva importante che molti hotel stanno utilizzando in questo momento è quella ad esempio della cancellazione e quindi il dare una cancellazione gratuita o semi gratuita in un momento particolare come questo è sicuramente un aspetto molto spendibile e che sicuramente rassicura molto chi deve fare acquisti in questo momento. Altra cosa, c'è chi invece predilige anche l'acquisto della cancellazione assicurata, quindi una assicurazione, sì, un'assicurazione che copre comunque l'eventuale perdita della caparra e quindi garantisce la restituzione della caparra previo insomma le spese assicurative che vengono comunque trattenute. Quindi sì, spesso e volentieri, come dice Gianluca, non diamo troppa importanza a questi paletti che invece sono quelli che spesso e volentieri ci inducono a cliccare più in fretta, prima degli altri e forse anche più volentieri su un'offerta se vediamo che effettivamente c'è qualcosa che brucia, insomma, perché che è limitata. Fra un po' che è limitata, fra un po' scade e soprattutto quando vediamo che sono inclusi dei plus, delle cose belle che ci sembra quasi che siano state messe lì per noi e che quell'offerta stia parlando proprio a noi e non ad altri. Veniamo all'ultima parte, quindi quali errori evitare? Quindi abbiamo visto un po' come comporre questa offerta, sì. Adesso se immagino che ci farai vedere qualche sì, cosa da non fare. Qualche dolente qualche cosa nota perché in realtà in giro ho visto il ripetersi un po' di queste cose. Secondo me queste appunto io le ho chiamate le offerte speciali con niente di speciale. Scrivere offerte speciali seguite dalla parola, il termine bonus vacanza, io lo trovo in questo momento non particolarmente adeguato. È giusto far sapere all'utente finale che noi accettiamo o meno il bonus vacanze, tra l'altro si chiama. È giusto magari includerlo in un'offerta dicendo vieni da noi a giugno col bonus vacanze perché magari ti offriamo no, anche altro. Metterla così non è esattamente un'offerta speciale, non è un regalo che fai tu albergatore, è una possibilità che lo Stato ha dato di pagamento, infatti. Così come lo special booking online, allora se tu garantisci il 5% di sconto a chi prenota direttamente sul tuo sito web, non puoi farla passare come un'offerta, qui l'hanno fatta passare come un'offerta, proprio nella pagina offerte. E fra l'altro c'è una frase per effettuare la prenotazione, clicca qua, e quella frase in rosso, booking online now, non è cliccabile. È cliccabile solo la CTA, la call to action, prenota ora, che mi rimanda però a un form di richiesta e non al booking online. E quindi sembra un po' una presa in giro in questo caso. E comunque ribadisco, il 5% di sconto è valido per tutti coloro che prenotano sul booking online, non è un'offerta. Ecco, qui invece quelli che gli piace disorientare gli utenti. A destra vediamo che non hanno aggiornato l'informazione per cui il bonus vacanze attualmente è utilizzabile fino alla fine di quest'anno, quindi è stato prorogato. Se avete questa indicazione sui vostri siti, mi raccomando, aggiornatela. Quindi non è valido solo fino al 30 giugno 2021, ma fino al 31-12. A sinistra vedete un'offerta vacanza per il ponte del 2 giugno, che già chiamarlo ponte del 2 giugno quest'anno diventa un po' difficoltoso perché è un lungo ponte,
Abbiamo bonus più spiaggia, eccetera, eccetera. Il problema è che sotto il titolo vedo trascorri il ponte del primo maggio nell'unico Feuni e Spa Hotel Ischia. Quindi se parlate di giugno, insomma, fate attenzione quando fate il copia e incolla delle offerte dal back office, perché forse qualcosa sfugge. Quindi rileggetele magari 2 o 3 volte, fatele leggere a chi sta in reception o a qualcun altro, 2 o 3 occhi in più non sono mai male. Queste sono offerte secondo noi inadeguate al momento. In questo momento chi prenota Pasqua, quanto conviene tenere ancora attivo un'offerta per Pasqua sul proprio sito web? Questa è una domanda che mi faccio, mi faccio tutti i giorni da un po' di tempo a questa parte, e cerchiamo di così consigliare i nostri clienti meglio che possiamo, anche perché il momento è abbastanza difficoltoso per prendere decisioni e non sappiamo se effettivamente ci potrà essere l'opportunità di qualche spostamento in regione. Non lo sappiamo, al momento no, e quindi forse non è così appropriato tenere pubblicato un'offerta per la Pasqua 2021 così irresistibile. Sì, e probabilmente se la sono dimenticata, altrimenti chi ha aperto per Pasqua usa anche altre forme, sì, per vendere, esatto, una vacanza in prossimità. In prossimità, esatto, sì. Addirittura ci sono molti che non tengono nulla di pubblicato sul sito per la Pasqua, si vendono magari attraverso i social, attraverso altri canali, attraverso la newsletter, magari mandata a clienti più di prossimità e non a tutti a pioggia. A destra vediamo un prenotazioni con largo anticipo. Ora siamo a marzo. Trovare un'offerta con un titolo largo anticipo per un periodo di prenotazione che parte dal 10 di aprile forse ormai non è più adeguato. Quindi cercare di tenere sempre sott'occhio quello che abbiamo pubblicato non solo sul nostro sito, ma anche sui portali, perché se facciamo parte appunto di un consorzio, pubblichiamo su un consorzio di hotel o quant'altro, cerchiamo di tenere comunque sott'occhio anche tutto quello che c'è in rete, sì, che riguarda noi. qui l'idea è che anche i titoli scadono, no? Questo pacchetto andava bene fino a qualche mese fa, adesso è ora di cambiare il titolo fondamentalmente, perché si riesce a vendere anche adesso il prenota prima, funziona, comunque tanti albergatori stanno lavorando bene però in questo non, senso, però non però marzo non su dobbiamo usare, aprile esatto, non marzo su aprile adesso ecco. l'estate sta arrivando. Esatto, quindi una prenotazione con largo anticipo pubblicata a gennaio-febbraio che mi vendeva a giugno mi stava benissimo, ancora averla pubblicata a marzo ma in realtà mi vendi da aprile forse un po' un eccesso. E qui è un altro errore che vediamo fare spesso, quello di pubblicare i last minute mesi e mesi prima. Qui a marzo vogliono vendere addirittura agosto last minute. Allora, un'offerta last minute è un'offerta, come dice il suo stesso nome, last minute, che vendi quindi all'ultimo minuto. Poi ci sono anche le last second, che vendi in settimana per la settimana, quasi. E avere a marzo pubblicato un last minute addirittura 7-14 agosto a me sembra veramente eccessivo. Allora, last minute 7-14 agosto io lo pubblico dopo la metà di luglio. Se sei ancora lì, se libero, ce l'ho ancora, diciamo. Se ce l'ho ancora libero, fra l'altro, perché mi sembrano anche periodi che tendenzialmente bisogna cercare di vendere in maniera diretta, addirittura senza farci sopra delle offerte. Facciamo un riassunto globale di quella che potrebbe essere una checklist di elementi chiave per creare contenuti efficaci nelle pagine offerte dei vostri siti, quindi tenere sempre presente quello che è il vostro stile, il tono di voce, quindi il modo in cui parlate ai vostri clienti deve essere quello che si ritrova anche sul sito e soprattutto che sia in target. Se parlate alle famiglie e a certi tipi di famiglie, il tono di voce deve essere di un certo tipo. Se parlate alla famiglia che ama, ad esempio, il benessere, vuole essere trattata con un po' più di distacco, il tono di voce dovrà essere diverso. Scrivete e parlate come mangiate. Io dico sempre, a meno che non mangiate male. Quindi cercate di essere, come dicevano Stefano Meni, di assomigliare alle cose che dite. Le frasi devono essere sempre, periodi sempre incisivi, brevi, e evidenziare sempre comunque i vantaggi usando anche le debolezze a vostro favore. Mi vengono in mente, che ne so, l'hotel che non ha la piscina, quando l'hotel vicino invece ce l'ha la piscina. Quello svantaggio cerchiamo di utilizzarlo
a nostro favore, cercando di magari far capire che nonostante non ci sia quello, però hanno dell'altro. Mettetevi sempre nei panni del vostro cliente reale con bisogni reali e cercate di prevenire i suoi dubbi. Usate, come dicevo prima, sempre immagini vere, possibilmente mutuate da shooting fotografici fatti in hotel e che parlino ai target a cui vi volete riferire, quindi famiglie per famiglie, genitori single con bambino per appunto questa composizione di famiglia, nonni con nipoti e quant'altro. Benissimo, allora io direi, magari prima di parlare del, anzi ve lo dico adesso, il prossimo appuntamento riguarderà i Bike Hotel con Alice Marmorini, mercoledì 24 marzo alle 16, per avere il link al collegamento per chi è interessato potete iscrivervi alla nostra newsletter o andare sul sito area38.it e trovate tutte le indicazioni per la partecipazione, anche questa gratuita. E però solo su richiesta. Diciamo che possiamo adesso sfruttare, grazie per sì. questo intervento, siamo stati nei tempi, possiamo sfruttare la disponibilità di Elisabetta per farle qualche domanda. Io adesso magari vi farò la prima che mi è venuta in mente mentre parlava. Comunque utilizzate la chat, grazie Francesca che ci fa i complimenti, grazie mille. E se avete qualche domanda gliela girerò a Elisabetta. Allora io mentre parlava da un lato faccio da un consiglio anch'io, nel momento in cui pubblicate le offerte sul sito non utilizzate per controllarle solo il vostro notebook PC che avete in ufficio, ma utilizzate lo smartphone, quindi guardate come si vede l'offerta da smartphone, perché poi Elisabetta o altri ci faranno le campagne sopra anche su Facebook relative a quella specifica offerta per vendere quel prodotto, e la vedranno quasi tutta da mobile. Esatto. E a volte l'esperienza è notevolmente diversa di navigazione da desktop da mobile. Aggiungo una cosa che poi tu sai meglio di me, che la maggior parte delle prime visite avviene da mobile, dopodiché magari la vendita o comunque la richiesta, la prenotazione la si fa anche da desktop. Questo è più o meno il giro che fanno le famiglie tipo in questo, ancora in questo momento storico, ma le cose si stanno progressivamente evolvendo. Quindi la prima impressione è proprio quella da mobile, per cui è lì che dovete guardare come si vede la vostra offerta, se ci sono troppi scroll da fare soprattutto. Quindi se per arrivare a una forma di richiesta di prenotazione o se per leggere tutti i servizi inclusi devo fare 2-3 scroll, io mi stanco un po', insomma. Per cui la prima impressione è quella che conta. L'altra domanda che ti volevo fare invece è relativamente al prezzo, perché anche a me la fanno spesso, quindi te la giro come me la pongono. Ma il prezzo che devo indicare, mettiamo che io vendo comunque a settimana, sì. Devo indicare un prezzo a settimana perché a volte qualcuno mi consiglia di mettere al giorno? Puoi dare una risposta un po' per la tua esperienza a questa sì, domanda? Assolutamente sì, allora... innanzitutto dipende molto anche dal modo in cui l'hotel normalmente si è sempre venduto. Ci sono hotel, e qui mi riferisco in particolare agli hotel di montagna, che vedo comunque più ricorrenti nello scrivere offerte settimanali, quindi col prezzo stabilito su 7 giorni. Dipende molto anche dalla categoria di target che si ha e da come reagisce. Quindi sostanzialmente a me è successo spesso questo, che si riescono a vendere bene anche offerte con il prezzo stabilito per settimana e venduto per settimana. Ci sono hotel, soprattutto in zone che non sono di montagna, e quindi qui forse c'è anche una percezione diversa del prodotto, no? Da chi va al mare e chi va in montagna. Nelle quali ho riscontrato la necessità, dopo magari una prima volta in cui si è cercato di fare una campagna col prezzo a settimana, si è messo il prezzo al giorno indicando che il minimum stay era di 7 giorni, perché era un po' meno spaventoso, no? Vedere il prezzo al giorno. Totale. Esatto, quindi magari specificando che è un prezzo magari giornaliero a camera piuttosto che a pacchetto per 2 adulti, 2 bambini fino a 12 anni, 15 anni, quello che è, e indicando dopo questa offerta è valida per soggiorni di minimo 7 giorni, 7 notti, quello che è.
Questo è proprio è una scelta di impatto emotivo, forse, no? Più sì. Su chi legge e soprattutto dà la possibilità all'albergatore, in fin dei conti, di vendere quell'offerta anche su soggiorni, ad esempio, di 5 giorni, che tutto sommato non è male. In certi periodi, può avere un valore, piuttosto che legarla a doppio filo a un per forza 7 giorni. Quindi indicare il periodo. Il prezzo al giorno, ma poi andando a specificare che quel prezzo è valido per soggiorni minimo di 7 notti. Ok, mi aggiungo magari sul sito internet, quindi vendete anche, come diceva Elisabetta, fate dei test per capire qual è la modalità anche di prezzo ideale. Quando vi posizionate sui portali, in cui magari la stragrande maggioranza dei vostri competitor pubblica il prezzo al giorno, allora lì, per avere qualche contatto in più, visto che è importante anche il lead che viene generato, è importante lì in quel caso pubblicare il pacchetto col prezzo al giorno, perché così anche il navigatore riesce a comparare meglio, e se voi vi vendete a 700 euro perché il prezzo di 7 notti, se pubblicate il prezzo a partire da euro 100, viene digerito meglio mentalmente da chi deve comparare pacchetti diversi. Assolutamente sì, e soprattutto se si fa parte, se si è in un consorzio, se si è su un portale, allinearsi a quelle che sono le linee guida di scrittura di pubblicazione delle offerte. Se l'indicazione è quella di dare il prezzo a persona al giorno, fate quello, ecco, anche se il sistema vi dà modo di forzare la cosa, non mettete il prezzo a settimana, perché come diceva Gianluca, lì la comparazione se non salta. E invece è sempre più richiesto dagli utenti finali il poter comparare i prezzi. Ok, allora rispondiamo a qualche domanda che è arrivata. Michela ci chiede, ma il prossimo webinar è sempre su WeLevel? Allora, quello bike specifico è su un gruppo chiuso di Facebook. Esatto. Quindi per quello dovrete passare dal nostro sito area38.it per la registrazione. Fondamentalmente comunque vi comunicheremo a tutti voi che partecipate ai nostri eventi e che vi siete iscritti anche a questo evento. Tramite le nostre newsletter vi informeremo comunque degli altri appuntamenti. Matteo ci chiede, e ti chiede in particolare, che tempistiche consigliate per un'offerta prenota prima? Mm-hmm. È attivabile fino a quanti giorni prima del periodo? Si riferisce molto probabilmente all'esempio che hai fatto prima. Esatto, sì, all'esempio. Allora, le offerte prenota prima spesso noi le vediamo, attivate, o ci viene richiesto di attivarle, l'anno precedente, no? Faccio l'esempio di un hotel stagionale, no? Normalmente si aprono le offerte prenota prima già dal Natale precedente, parlo in condizioni di normalità, ecco, adesso non facciamo un esempio vincolato al momento che stiamo vivendo, che è un po' tutto strano. Dopodiché, spesso e volentieri, tutti definiscono una data abbastanza anche vicina, quindi che ne so, la fine di gennaio, per poi eventualmente prorogare quel prenota prima fino alla fine di febbraio o anche fino alla fine di marzo. Secondo me un prenota prima dopo marzo non rende più sul no. Non adesso è, viviamo non un momento più. Particolare adesso per cui particolare. Non si può viaggiare, quindi chiaramente per stimolare lo diciamo prenota adesso più che prenota prima. Prenota adesso per avere un vantaggio. Sì, esatto. Adesso diventa tutto, secondo me, anche la stagionalità di quest'anno, più tutto un last minute, un last second. E quindi è un prenota ora, perché ti garantisco la cancellazione gratuita, questo plus, piuttosto che... Una camera che magari non è più disponibile, queste sono le leve di solito, esatto, no? Che non sarà più disponibile a breve, oppure adesso c'è una scontistica che poi te la sogni. Guarda, magari mi è rimasta l'ultima suite, l'ultima comunicante, oppure una camera anche basic, standard, che però è comodissima per te e te la vendo magari non ad un prezzo più basso, ma magari dandoti un upgrade su un altro servizio, un'agevolazione diversa, ecco, senza andare a smobilitare. Comunque è un periodo anche questo che si riesce a vendere l'estate, anche in questo periodo. E chiaramente c'è l'incertezza su quando si potrà riaprire, però noi vediamo un certo, rispetto all'anno scorso, in cui in questo periodo, se vi ricordate, eravamo tutti bloccati in casa, zero.
Adesso c'è domanda per luglio-agosto, in questo momento c'è sì, domanda in parte, ancora in minima diciamo parte. Diciamo che però sta andando abbastanza lentamente sulla fine maggio e giugno, ma semplicemente per un motivo, cioè che c'è questa grossa incertezza della scuola e quindi no, ogni tanto si parla di prorogare le lezioni fino a mandarli a scuola anche d'estate, insomma c'è... Siamo in attesa. C'è un vociare che in realtà dovremmo semplicemente stare in attesa e capire come andranno le cose, insomma. E c'è ancora l'incertezza un po' di poter vendere il fine maggio-giugno anche ai tedeschi, che insomma qui nella nostra, un po' in tutte le zone di Riviera, ma anche in montagna, insomma, sono dei buonissimi clienti per quello che riguarda la parte dell'anno in cui cade la Pentecoste, quest'anno appunto fra la fine maggio e la prima settimana di giugno. E poi Filomena chiede: potreste suggerire qualche portale di Family Hotel dove inserire il proprio hotel? E qui per forza di cose non possiamo che consigliare Italy Family Hotel, che seguiamo direttamente come agenzia, come Area 38. Italy Family Hotel accoglie, è un consorzio, bisogna fare una domanda per essere ammessi e partecipare a questo portale. 100 hotel in quasi tutte le regioni italiane. L'anno scorso abbiamo generato circa 150.000 contatti per i soci. Quindi un volume enorme, diciamo, a nostro avviso il più... uno tra i più importanti in Italia, forse quello che genera più contatti in assoluto, quindi noi vi consigliamo Italy Family Hotels, altrimenti ce ne sono anche altri, importanti che non seguiamo direttamente. Esatto, non seguiamo direttamente noi, però siccome siamo equi, solidali... Magari ci daremo uno o due per... ci sono portali ad esempio anche come Bimbo in Viaggio, si può eventualmente chiedere un preventivo e quelli sono, anche quelli sono portali validi che comunque macinano molti contatti. Poi dipende anche da dove l'hotel, ad esempio se è un hotel di montagna o comunque un hotel del nord Italia, ci sono dei consorsi, insomma mi viene in mente Famiglie un po' più di destinazione, che sono più di destinazione e quindi per certe aree. Esatto, si vendono anche con una linearità nei servizi e c'è una possibilità anche di comparare magari gli hotel migliore, perché comunque sono di un'area geografica molto ristretta. Comunque sì, è importante essere anche sui portali anche in questo periodo. Abbiamo pubblicato un articolo sul sito di Area 38 dedicato proprio ai portali, sui vantaggi che dà in questo momento il posizionamento sui portali. Anche lì vedrete la comparazione tra quanto si spende per un lead in campagne sponsorizzate e quanto ti può portare un portale per la tua causa, anche se vedrete l'esempio di All Inclusive Hotels. Quindi se vai sul sito area38.it nel nostro blog troverai l'ultimo articolo pubblicato, è proprio, proprio questo. Proprio quello. Poi ci chiede Michela: le offerte per famiglie si possono pensare anche per soli weekend o è meglio farle per settimana? Beh, qui dipende che cosa si ha necessità di vendere. Ci sono per weekend funzionano anche di più. Allora, però... per weekend funzionano anche di più, però insomma in condizioni di normalità normalmente tutti gli albergatori ci dicono sempre: weekend me lo vendo da solo, fammi un'offerta midweek da lunedì al... insomma in periodi di basse stagioni magari da lunedì al giovedì riesco a vendermeli un po' meno bene. In questo momento magari pensare anche ad offerte diversificate, midweek, weekend o settimana o l'inclusive completa, può essere anche una scelta vincente, ecco, dare modo di scegliere diverse nei periodi di bassa stagione. Nei periodi di bassa almeno, stagione, esatto, sì. E poi Gianmarco: quali errori evitare nella scrittura delle offerte speciali per chi lavora in revenue? Quindi accidenti, e qui c'è l'ultima domanda, la più difficile, fra l'altro qui è soprattutto su incognita prezzo, perché poi è quello. Allora, per giocarcela bene sicuramente potrebbe essere utile innanzitutto fare quello che stavamo dicendo adesso a Michela, quindi offerte diversificate midweek, weekend e settimanali, e già questo dà la possibilità di essere forse un po' più lineari anche facendo revenue, perché comunque
rimane un prezzo, no, più di solito più basso, meno lontano dalla realtà su lunedì, giovedì, e nel weekend è ovvio poi dopo si alza a volte progressivamente e anche esponenzialmente. Diciamo che è la grossa incognita, nel senso che se io definisco comunque un prezzo, da parte mia ho la certezza comunque che faccio precedere il prezzo sempre dalla dicitura a partire da o da, e quindi questo già mi mette al riparo, no, da eventuali obiezioni. Però se l'obiezione avviene su una variazione di prezzo enorme, è ovvio che devo mettere in conto anche una risposta intelligente. La risposta intelligente potrebbe venire dal vado a rinnovare quell'offerta periodicamente e cambio il prezzo. Quindi, che ne so, tengo su 15 giorni l'offerta a un tale prezzo, dopo 15 giorni la vado a rivedere perché ho necessità comunque attraverso il revenue di partire da una base di partenza un po' più realistica rispetto a quello che sarà il prezzo finale. Quindi questo significa comunque curare la pagina offerte settimana per settimana. Sì, non dimenticarsi che c'è una pagina attiva che sta lavorando sul sito o sul portale, dopodiché quello che dovete variare, se si discosta di molto, è il prezzo, perché se descrivete bene l'offerta, diciamo, il pacchetto resta, cambia la voce del prezzo. Il pacchetto deve restare. Altra cosa, potremmo anche non indicare il prezzo. Alcuni scelgono anche questa opzione, anche fra i nostri clienti. A volte ci viene chiesto sulla landing, si potrebbe non indicare il prezzo, ma metti una bella CTA con volume preventivo personalizzato o qualcosa del genere. Questo evita, insomma, il problema di sparare troppo basso o troppo alto, quindi evita il problema di poi giustificare comunque un preventivo. Certo sì, converte un po' di meno, non mettere il prezzo. Converte un po' di meno. Diciamo che il rischio è quello di ritrovarsi molte più richieste di quante prenotazioni chiuse, ecco, perché soprattutto magari se il prezzo è alto, tanto sì, vale dirlo sì, prima per evitare esatto. che ti scrivano, ti fanno fare del lavoro e poi dici non prenotano, però esatto. Capita anche dei 4 stelle che dicono a partire da 50 euro ed è pieni di contatti, improponibile, cioè 50 euro non ci crede nessuno, ma la gente purtroppo in questo momento ci crede, anche perché magari ha una capacità di spesa bassa e quindi dice caspita, se posso andarmi in un 4 stelle con 50 euro lo faccio, poi alla fine diventa 120, quindi quello è un problema. Altra cosa, si potrebbero inserire delle clausole dentro proprio l'offerta, quelle che prima chiamavamo leve commerciali, possono essere leve commerciali anche fra virgolette in negativo, quindi andare a spiegare che comunque il prezzo è molto suscettibile al periodo piuttosto che alla tipologia di camera. Potremmo mettere anche una tipologia di camera associata a un prezzo, in modo da far capire che quel prezzo è per una basic, per una standard. Dopodiché se tu vuoi la suite, o vuoi l'attico, vuoi cose diverse, è ovvio che devi mettere in guardia l'utente finale e dire guarda che comunque questa offerta è per e non per altre cose. Se vuoi un preventivo personalizzato, contattaci. Ok, allora, grazie Elisabetta, non vedo altre domande, a parte quella di Filomena. Potresti indicare l'indirizzo esatto del vostro sito? Magari se ricondividi un attimo lo schermo, sì, così lo vedete in chiusura. L'indirizzo comunque è www.area38.it e adesso lo scriveremo anche nel gruppo. Eccoci qua, vedete i nostri indirizzi, anche se volete fare qualche altra domanda a Elisabetta, c'è anche il suo indirizzo email di contatto. Esatto. Vi ringraziamo a tutti da Rimini, grazie per la partecipazione e ci risentiremo col prossimo webinar. Grazie Elisabetta. Grazie a tutti voi. Adesso un attimo solo che vi digito. Ah, l'ho scritto anche io. Ah, ok. Ua38.it. Ciao, un saluto a tutti da Rimini, da Gianluca. E da Elisabetta. Ciao a tutti. Ciao. E grazie dell'attenzione.
Ok.